Domenica 8 giugno c'è la Sagra della Fragola nel paese qua di fianco. Adesso prendo la bicicletta e vado alla fiera dei fumetti più piccola del mondo, Peveragno Comics 8ª edizione. Sarà grossa come casa mia, però se non altro c'è Piccato, che... chi è Piccato? È uno dei disegnatori storici di Dylan Dog. E lui l'ospite speciale di questa edizione, con le tavole esposte di Dylan Dog numero 31, Gran Guignol. Cercherò di recuperare 4 albi che ho giù in grotta per farmeli firmare. Non l'ho mai fatto in vita mia, è la prima volta che provo. Però visto che qua dietro, e siccome è vicino, ci vado anche in bicicletta. Facciamo anche l'outfit di oggi, ok. Magliettina Shadows Empire, calzoncini della ASICS, scarpettine da cricket, marsupio o marsupiale da viaggiatore italiano in vacanza, e poi niente, il resto ce l'ho sulla bici. A dopo. Ciao! Ecco, in una di quelle scatole blu ci sono i 4 albi che voglio portare per farmeli firmare. Per fortuna che c'è scritto sopra che cosa sono. Quelli sono tutti i miei albi Bonelli. Non ne ho tantissimi, però adesso tocca fare il lavoro di fatica. Collezione di fumetti è questa qua. Insomma, se perdo qualcosa non lo trovo mai più. Bene, mi trovo a Peveragno City sotto il sole cocente. Ho individuato finalmente le scuole elementari dove fanno Peveragno Comics e stranamente c'è della gente. Ho fatto un giro per la Sagra della Fragola, c'è odore di... c'è profumo di fragola che aleggia per tutta la città. E adesso cerco di farmi firmare i miei 4 albi che ho recuperato in cantina. Colpo di scena, ho portato a filmare il fumetto che è esposto qua. E l'autore mi ha gentilmente concesso di fare una ripresa di un paio di pagine insieme alla firma. Questa rimarrà nel... Ti giro anche le pagine. No, ce la faccio. Ce la fai? No, questa è la... Per fare una cosa, il confronto tra lo stampato, allora, pagina 53. Non corrisponde. Sì, invece, spettacolo, proprio uguale. Come risulta sulla stampa, ovviamente il disegno originale rende molto di più. Perché... Perfetto. Certo. L'autore. Stavolta è con l'elica, però, con l'elica che non sa se passare oggi. Rapida. Ad Alberto. Carrellata. Anche in provincia riusciamo a farla. Dog. 3 minuti. Qui c'è la mostra delle tavole originali del numero 31 di Dylan Dog, che risale all'aprile 89. Ho il permesso ufficiale del disegnatore per riprendere, quindi posso farlo. È bello, dai. Sono veramente spettacolari. Veramente. Uno pensa al giornaletto che costa 3 euro, ma 2,80 euro forse adesso. Voi immaginate il lavoro che c'è dietro a un singolo album. Ci vogliono dai 4 mesi ai 16 mesi per realizzarne uno. Che per fare una singola pagina è necessaria magari anche un'intera settimana. È chiaro che un fumetto horror in bianco e nero non ha tutto quel, per quanto il titolo si chiami Gran Guignol. Il Frankenstein con la maglietta dei Blue Oyster Cult, non me lo ricordavo. Però così posso allenarmi sugli originali, perché disegnavo anch'io. Mi viene voglia di ricominciare, per quanto io non sia mai stato in grado di raggiungere questo livello, nemmeno mettendoci un anno per vignetta. Dicevo, matita e china impediscono il reso del sangue, però per
perché essendo un fumetto horror splatter dovrebbe esserci molta. Bellissimo vederle in sequenza. Poi non so se su YouTube potrò mettere tutto il filmato. Qui abbiamo qualche altro tavolo da storie diverse. Il famoso galeone che quando Dylan Dog finisce coincide con la fine del mondo, successo nel numero 100, il primo numero a colori. Andiamo, numero 30, 48. Ecco. Una copertina a colorata. Never. Numero 43. Questa professionalità italiana nei fumetti. Ecco, ci sono tavole molto più antiche che infatti si sono ingiallite. Qui risaliamo al 1970, questa tavola ha quasi 50 anni. Da notare la realizzazione in tre strisce poi collegate con lo scotch, forse per problemi di impaginazione dell'epoca dovevano tagliarle. L'uomo ragno numero 1, questo mi manca. Niente, è ora di pranzo e la fiera l'ho girata tutta, anche perché piccola, però comunque ci sono una decina di espositori, la mostra delle tavole, l'autore ospite. Fa un caldo bestiale e adesso tornare a casa in bici perderò almeno mezzo chilo, cosa mi fa piacere. Ho comprato un fumetto, non ci ho comprato questo, Shin Mazinger Zero, direi, offerta magica a un euro. Ci troviamo sul Peveragno Boulevard. Il mio bolide non l'hanno ancora rubato, pensa che bello, c'è ancora la mia bicicletta, ruota nuova, spero di non bucare anche oggi. Però ecco, vediamo se riesco a farmi investire mentre mi riprendo, mentre pedalo. La prima volta che riesco a fare tre cose insieme: pedalo in bici, mi filmo e parlo. Rock and roll, no, sono giusto per vedere il vlog in bicicletta. Avrei bisogno di una di quelle bellissime videocamere, quelle che ti leghi sopra il caschetto, quando quella che aveva Schumacher quando è cascato. Allora mi tocca fare così, con una mano guido, con l'altra filmo. E tra parentesi, non c'è nemmeno il filtro antivento attivato. Tengo. Ciao! Eccomi qua, ce l'ho fatta tornare sano e salvo senza bucare. E qui sotto ci sono i quattro albi che l'autore Luigi Picatto è stato così gentile da autografarmi. Compro un nuovo range che va dal 92 al 2009, quindi pensate voi, quasi 20 anni di carriera. Ecco, questa è la sua firma. E adesso li rimetterò a posto. E con questo è tutto. Alla prossima fiera dei comics, era Radio Comics.